Oggi, 14 febbraio, è la giornata dedicata all'amore, una festa, quella di San Valentino, divenuta nel tempo sempre più commerciale, ma ancora oggi sentita da molti innamorati che approfittano di questa ricorrenza per sorprendere il proprio partner. Questa mattina siamo andati per le vie di Paternò per vedere come i paternesi trascorreranno San Valentino. Stamattina all'apertura è venuto questo uomo e ci ha fatto questa richiesta particolare di inserire questo gioiello non tanto all'interno della scatola, ma proprio all'interno della torta, in modo tale che quando porterà la torta alla sua innamorata e quando la taglierà troverà questa bellissima sorpresa, perché ha fatto un gesto veramente romantico e importante. Un San Valentino speciale San per loro. Valentino speciale, anche perché tanti ormai non credono più in questi gesti romantici, dell'importanza che hanno. Invece quest'uomo, devo dire che stamattina all'apertura mi ha fatto questa bella sorpresa, perché dico, ma è vero che vuole fare questo regalo alla sua innamorata? E mi ha detto sì, perché in passato non sono riuscita a farlo. E quindi oggi ho preso occasione da questa giornata per sorprenderla. Spero che la giornata sarà promettente. Ma di uomini non tanto ne vediamo, a dirvi la verità. Uomini, pensate alle vostre donne. Qualche consiglio su cosa regalare? Ma una bella tinta rossa, un ombretto rosso, visto che oggi è il giorno dell'amore, puntiamo più sul rosso. Si può innamorare a qualsiasi età una persona. L'amore è unico, è universale. Cena o cinema? Cena. Ha preparato qualche pensiero per suo marito? Ci sto andando adesso. Preparerà qualcosa, una cena? Sì, è una cena un po' più così. Tanto San Valentino è tutti i giorni per chi si rispetta. Poi stasera la cena, noi siamo un pochettino più grandi, noi facciamo a casa un po' di cena, una torta. È bello festeggiare San Valentino, però quando c'è l'amore, basta che c'è l'amore, c'è tutto. Guarda, tutte le feste sono dei business, quindi è inutile che noi facciamo tutta l'erbonvai ad un certo punto. Per me si fa per i piccioli, secondo me. Poi ovviamente gli interessati, cioè, lo festeggiano perché è una cosa importante per loro ad un certo punto. Ancora c'è tempo, dico. Come c'è tempo oggi, San E Valentino? oggi c'è pomeriggio, c'è stasera, noi siamo impegnati. Lei è quella dell'ultimo minuto. L'ultimo minuto. E poi ho preparato una tortina, questo sì, ma a casa, da soli, a casa. E certo, e cosa suo marito le farà qualche regalo? Generalmente. Generalmente me ne faceva sempre regali, adesso no, siamo un pochino più così, ma prima sì. La collana, poi l'orecchina, poi l'anello, poi tutte queste cose, sì. Sì, abbastanza, abbastanza. Tranne mio marito, ecco. Lei si sbaglia, non lo vuole ammettere perché certo che c'è, è conservata la sorpresa. Lo scoprirà se certo, lo scoprirà stasera.